Blitz antidroga della polizia di Acireale a Piano d'Api, arrestato un giovane 23enne, sequestrato quasi un chilo di marijuana. Avviati ad Acireale i lavori per il rifacimento della pubblica illuminazione nel centralissimo Corso Umberto. Calcio, Acireale all'inferno e ritorno. Savanarola guida la rimonta contro l'Acragas da 0-3 a 3-3. Bentrovati, buon inizio di settimana con il nostro TG Reporter. In primo piano la cronaca nera, lotta antidroga, un giovane acese 23enne trovato in possesso di quasi un chilo di sostanza stupefacente, è stato arrestato dalla polizia di Acireale. L'operazione è scattata nella frazione collinare acese di Piano d'Api, dove gli agenti del commissariato di Acireale, con l'ausilio delle unità cinofile antidroga, hanno fatto irruzione nell'abitazione di un giovane pregiudicato del posto. Il giovane, 23 anni, con precedenti per reati in materia di sostanze stupefacenti, è stato scoperto dal cane antidroga Pablo, che, fatto ingresso nell'appartamento, ha puntato con decisione verso una porta chiusa a chiave. All'interno della stanza adibita a bagno, i poliziotti hanno ritrovato 4 insalatiere contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana, complessivamente quantificata in 935 grammi. La perquisizione è stata estesa alle restanti stanze dell'abitazione, tra cui il salotto, dove sono stati trovati 2 bilancini elettronici di precisione e pezzi di carta stagnola, verosimilmente utilizzata per il confezionamento della sostanza stupefacente in dosi da destinare allo spaccio. Nel balcone dell'abitazione, invece, è stata rinvenuta una pianta di cannabis già fiorita, con steli di altezza di circa un metro. Il giovane è stato arrestato e tradotto in carcere a Catania. L'attività preventiva, volta a scoraggiare le attività di spaccio, continua sotto osservazione da parte della polizia, le aree circostanti, gli istituti superiori di Acireale. Gli agenti della Polizia di Stato di Catania hanno invece arrestato un 35enne responsabile di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. Mentre i poliziotti erano impegnati nei servizi di controllo del territorio, gli operatori della squadra volante sono intervenuti nel quartiere Librino dopo aver ricevuto un SOS sulla linea telefonica dedicata alle vittime di violenze domestiche o di atti persecutori da parte di una donna che segnalava la presenza dell'ex compagno che insistentemente suonava al citofono. Alla vista degli agenti, il 35enne ha tentato di darsi alla fuga, ne è nato un inseguimento fino a quando il veicolo con il quale l'uomo aveva appunto tentato la fuga è stato raggiunto e fermato. Dopo averlo identificato, gli agenti hanno immediatamente rilevato che l'uomo, a causa di precedenti episodi di violenza nei confronti della donna, era destinatario dell'ammonimento del questore e della misura cautelare dell'allontanamento dall'abitazione. L'uomo è stato così arrestato per atti persecutori. Da Catania a Paternò, come è purtroppo ormai lontano il 25 novembre e le celebrazioni che ne sono seguite in tutta Italia, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, un ventenne è stato arrestato. Non si arrestano purtroppo i casi di maltrattamenti in famiglia, ancora un episodio. Ad arrestare un ventenne di Paternò sono stati i carabinieri della locale compagnia. Il giovane è indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Ad emettere l'ordinanza di carcerazione il GIP del Tribunale Etneo, a seguito delle indagini coordinate dalla Procura. Ordinanza che ha visto la sostituzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con quella della custodia in carcere. Le indagini hanno fatto luce sulle condotte vessatorie che l'uomo avrebbe posto in essere nei confronti della convivente, una 33enne paternese, alla quale avrebbe imposto un regime di vita oppressivo ed umiliante, tanto da farle temere per la propria incolumità. Una serie di episodi gravi che sarebbero stati commessi dal ventenne sin dal 2020, caratterizzati da aggressioni fisiche ed atteggiamenti prevaricatori nei confronti della donna, azioni queste che avevano già determinato l'emissione nei suoi confronti della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna.
donna. Proprio nel periodo in cui l'indagato era sottoposto alla misura restrittiva, tuttavia, la persona offesa sarebbe tornata a vivere con lui. Ma poi la 33enne, al verificarsi di 3 episodi di violenza nei propri confronti avvenuti recentemente, ha deciso nuovamente di denunciarlo. Al fine maggio scorso, in particolare, la donna ha denunciato presso la caserma di Paternò il 20enne, il quale le avrebbe tirato i capelli, l'avrebbe picchiata con pugni alla testa, al volto, al collo e alle braccia, per poi, dopo averle piegato la testa, le avrebbe messo un cuscino sul volto rischiando di soffocarla, non riuscendo a proseguire nella sua azione violenta solo per l'intervento della madre dell'indagato. Pochi mesi dopo, a fine ottobre, la vittima ha chiesto l'intervento dei carabinieri a causa di un litigio con il compagno, che sarebbe scaturito per la gelosia di lei nell'apprendere che il 20enne aveva ripreso i rapporti con la sua ex. La 33enne sarebbe uscita di casa piangendo e il compagno, dopo averla invitata a rientrare, al suo rifiuto avrebbe iniziato a danneggiare la porta d'ingresso dell'abitazione e a gettare per strade, vestiti e gli effetti personali della donna. Nei primi giorni di novembre la vittima ha presentato querela in seguito all'ennesimo litigio originato da una battuta sarcastica della donna non gradita al compagno, il quale avrebbe reagito con minacce e poi, mettendole le mani al collo, avrebbe tentato di soffocare la 33enne, che grazie ad una spinta sarebbe riuscita a scappare e rifugiarsi da un'amica. Adesso, come detto, il giovane è stato rinchiuso in carcere. E in vista delle ormai imminenti festività natalizie, la Guardia di Finanza intensifica l'attività di prevenzione e repressione in materia di fabbricazione e commercio illegale di artifici pirotecnici. Siamo a Siracusa, dove una persona già agli arresti domiciliari è stata sorpresa con oltre 70 kg di fuochi pirotecnici illegali e circa 30 grammi di sostanza stupefacente. Vendeva al minuto articoli pirotecnici dalla propria abitazione in violazione delle prescrizioni previste dalla legge a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica. Sequestrato oltre 70 kg di materiale esplodente, 17 dosi di sostanza stupefacente. L'uomo è stato denunciato per la detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per detenzione di materiale esplodente in assenza della prescritta licenza rilasciata dal prefetto. Ore di, di preoccupazione a Santa Venerina, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per l'incendio sviluppatosi nel garage di un'abitazione. Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di riposto del comando provinciale di Catania e un'autobotte di rincalzo sono intervenute in via Galimberti a Santa Venerina per un incendio, come detto, sviluppatosi nel garage di un'abitazione a 2 piani. All'interno vi erano parcheggiate una Fiat Panda completamente distrutta, come vedete dalle immagini, con impianto a gas, e un camion parzialmente distrutto dal fuoco. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento, ma a quanto pare, fortunatamente, non si hanno notizie di persone coinvolte, intossicate o rimaste ferite. Parliamo d'altro. Hanno preso il via da Cireali i lavori di rifacimento dell'impianto di pubblica illuminazione del Corso Umberto e di Piazza Garibaldi, intervento questo finanziato dal Ministero dell'Interno. Avviate da Cireali i lavori di rifacimento ed efficientamento energetico nel centralissimo Corso Umberto e poi ancora in Piazza Garibaldi relativamente all'impianto di pubblica illuminazione. Le attuali lampade, ormai vetuste a sodio alta pressione, saranno in tal modo sostituite con una serie di lampioni storici a braccio a pianta quadrata che saranno posizionati anche sui prospetti degli antichi palazzi presenti lungo il corso principale, in modo da essere valorizzati nella loro bellezza e particolare espressione artistica. Saranno utilizzate lampade a LED che garantiscono un notevole risparmio e assicurano inoltre una maggiore luminosità. Saranno pure eliminati tutti quei fili aerei di collegamento in acciaio delle lampade che ormai non risultano più in linea con le attuali esigenze, oltre a costituire una notevole bruttura visiva. L'intervento è finanziato dal Ministero dell'Interno per un ammontare di 350.000 euro.
la ditta, di concerto con gli uffici e con la sovrintendenza, ha iniziato a verificare le allocazioni, quindi segnare i punti di dove verranno inseriti appunto i bracci, la nuova pubblica illuminazione, e diciamo che entro il 31 dicembre 2023 dovremo necessariamente, lo dice la norma, realizzare almeno il 30%, e questo sarà fatto, e sicuramente l'intervento si completerà il prossimo anno, quindi all'inizio del 2024. Il cantiere è in atto, trovate appunto l'allocazione del cantiere su via Mancini, quindi già il cantiere è aperto, anche se un cantiere diciamo anomalo, perché l'intervento, cioè si chiude l'area dove avviene l'intervento e si va avanti. Siamo contenti di questa nuova pubblica illuminazione, abbiamo scelto di differenziarci, non volevamo pali al centro del Corso Umberto, nelle panchine del Corso Umberto, abbiamo preferito i bracci più un'illuminazione architetturale che a breve verrà inserita in alcuni palazzi storici e come dire, con un grande valore culturale e artistico per la nostra città. Adesso ci fermiamo, ho qualche minuto da dedicare alla pubblicità, torniamo con tutti gli altri argomenti. L'Acropoli, la Magna Grecia, addirittura sorgeva un teatro greco, Diodoro Siculo, che è il nostro sommo storico greco, che è nato da Gira, quindi da non dimenticare, Diodoro Siculo, siamo figli di Diodoro Siculo. Non lo sapevo. E di questo possiamo andare più che fieri, ecco. Infatti tutto quello che conosciamo, il mondo conosce la storia greca grazie a Diodoro Siculo, che è nato ad Agira. Ho visto. Senti, continuiamo il percorso. Sì. Perché Castello. Quindi quello è stato il momento magico. Su Etna Channel tutto in di Franco Perdighizzi. Sabato e domenica ore 21:20. Canale 199 in tutta la Sicilia. A prima vista siamo persone normali. Viaggiamo, discutiamo, ci divertiamo, amiamo. Ma chi vuole guardare bene scopre che abbiamo una visione speciale. Siamo gli ottici optometristi OXO. O come ci chiamano i nostri clienti, i professionisti dello sguardo. Tuo marchio ottica e fotografia. Corso Italia 18 A e B a Cireale. Vieni a scoprire i modelli e i colori dell'autunno-inverno. Ulisse vai per le tue scarpe, ma se lo vuoi puoi abbigliarti. Ulisse vai per le tue scelte, comodità per tutti i gusti. Ulisse, calzature, abbigliamento casual e sportivo per tutta la famiglia. Valigie e accessori. Ulisse, via Lazzaretto, svincolo autostradale a Cireale. Ulisse, e vai! Sara Schillaci. È arrivata la nuova Opel Corsa? Yes, of course. E posso averla benzina o elettrica da 149 euro al mese? Yes, of course. Gamma nuova Corsa è tua da 149 euro al mese. Anticipo 3.100 euro, TAN 8,99, TAE 11,3, 35 rate mensili, 15.000 km. Rata finale 10.857 euro. Con scelta Opel fino al 30 novembre, salvo approvazione di Stellantis Financial Services Italia. Info su opel.it. Anche domenica. Opel a Catania è Gidauto. In via Vitaliano Brancati 25, a riposto sulla strada statale 114, chilometro 70-78. Dottoressa, cosa mi consiglia per il mio mal di testa frequente? Dottore, esiste un farmaco equivalente che costi meno ma altrettanto efficace. Mi sono trovata molto bene con la crema che mi ha consigliato. Prendo tutti questi farmaci. Mi fanno male, dottore? Farmacia in Pellizzeri. Sentiamo con gli occhi, vediamo con le orecchie, consigliamo con il cuore. Uno staff che lavora con passione e professionalità sempre a tua disposizione. Banco etico, reparto cosmesi, reparto celiachia e alimentazione speciale, consulenza nutrizionale e sportiva, consulenza psicologica.
Ti aspettiamo con il sorriso in via Giovanni Verga 47 ad Acireale. Ultimo atto ad Acireale per il bilancio partecipato 2023 con la suddivisione delle somme finanziabili dal Comune per 6 proposte progettuali. Definiti dall'area finanziaria del Comune di Acireale, i progetti di bilancio partecipato ammessi a finanziamento, suddivisi per le diverse aree territoriali. Sulla base delle votazioni espresse qualche settimana fa dai cittadini, vengono ad essere supportati dai fondi accantonati 6 progetti sugli 8 che erano stati presentati, mentre 7 erano quelli invece ritenuti finanziabili. Per la zona centro quindi sono andati a buon fine i progetti di Alfio Grasso per la recinzione parapallone nei campetti multidisciplinari di Via Macri e di Laura Cavallaro per gli atareddi, i quali perciò incasseranno ciascuno 12.500 euro. Per la zona mare poteva essere ammesso un solo progetto, ma di fatto si è proceduto a suddividere la somma a disposizione, nel senso che alla proposta progettuale di Angela Marino, cioè riqualificazione di un'area abbandonata tra le vie Barbiano e Menfi, che così riceverà 8.750 euro, è da aggiungere quella di Don Mario Camera, a cui andranno 3.750 euro per la riqualificazione di un parco giochi. Analogo discorso è stato fatto per il lato monte dei progetti, per cui l'area giochi 26 dicembre 2018 nella frazione di Pennisi, proposto da Antonietta Fazio, riceverà quindi 7.500 euro, mentre la stanza dei giochi, ideato dall'Associazione Culturale Belfiore di Paola da realizzare nella parrocchia di Santa Maria Ammalati, sarà supportato da 5.000 euro. Parliamo d'altro. Ringrazio tutti i militanti che hanno voluto riconfermarmi la loro fiducia, così Alberto Cardillo, riconfermato coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia. Oltre 2.000 iscritti hanno espresso il loro voto ai congressi provinciali e comunali di Catania che si sono svolti lo scorso sabato nei locali del centro fieristico Le Ciminiere. Prima dell'avvio delle procedure di voto, nella mattinata si è svolto un lungo momento di dibattito dove hanno preso la parola numerosi tesserati alla presenza, tra gli altri, del senatore Salvo Pugliese, coordinatore regionale per la Sicilia orientale, del sindaco di Catania Enrico Trantino, del presidente dell'ARS Gaetano Galvagno, del ministro Nello Musumeci e del parlamentare europeo Raffaele Stancanelli. Neo coordinatore comunale invece di Fratelli d'Italia è stato eletto Luca San Giorgio. Villaggio dei bambini e dei ragazzi e la partecipata manifestazione svoltasi a Santa Maria La Stella, organizzata dall'amministrazione Rocca in sinergia con diversi comitati e associazioni, tra cui il circolo territoriale Fratelli d'Italia, che ha partecipato alla piantumazione di alcuni alberi per la riforestazione del bosco. Un importante evento, si legge oggi in una nota del circolo locale di Fratelli d'Italia, messo in atto dalla città metropolitana di Catania con a capo il sindaco Enrico Trantino. A quest'ultimo va il nostro ringraziamento per l'attenzione e la disponibilità verso il bosco di Aci per poterlo riqualificare e renderlo fruibile, un patrimonio, si legge nella nota, minacciato e danneggiato in passato, caso emblematico fine anni 80, dove, quando con l'uso di ruspe si voleva cancellare il bosco e fare posto ad una imponente speculazione edilizia, fortunatamente e responsabilmente contrastata e bloccata in tempo da alcuni consiglieri comunali di opposizioni e cittadini dell'epoca, che non finiremo mai di ringraziare, così la nota di Fratelli d'Italia di Aci Sant'Antonio.
Veniamo invece ad Acireale, taglio del nastro del laboratorio della cartapesta per aspiranti artisti. La Fondazione Carnevale, in collaborazione con l'Associazione Culturale Creativi Non Solo Cartapesta, organizza laboratori di cartapesta per ragazze e ragazzi dai 6 ai 14 anni che vogliono imparare le tecniche di lavorazione di questo affascinante materiale artistico. Alla guida del progetto Laura Laudani, con l'obiettivo di così diffondere una tradizione tipicamente accese, di coltivare giovani talenti. Il laboratorio si svolge il venerdì dalle 17 alle 18 in via Ruggero VII 3 ad Acireale e sono ancora aperte le iscrizioni. E adesso invece andiamo all'ultimo atto del Living Lab delle ACI. Giornata conclusiva oggi ad Acireale dell'articolato progetto di lancio del nuovo Living Lab delle ACI. Dopo l'inaugurazione dei nuovi locali nell'ex scuola di via San Giovanni Nepomuceno 8, avvenuta lo scorso 15 settembre, alla presenza dell'assessore alle attività produttive della regione siciliana Edmondo Tamaio e simboleggiata dal taglio del nastro inaugurale alla presenza di sindaci del comprensorio acese, il Living Lab delle ACI ha rivitalizzato con le sue attività i locali precedentemente inutilizzati nel centro storico di Acireale. Il progetto, sviluppato negli ultimi mesi in sinergia con il GAL Terre di ACI, ha consentito la realizzazione di un'ampia offerta di laboratori, visite e sessioni tematiche finalizzate alla focalizzazione sulla realtà aumentata per la fruizione di beni paesaggistici e architettonici e l'archeologia, ma anche attività inerenti arti di strada, arte e pittura, puntando a conoscenza e valorizzazione del patrimonio tradizionale e immateriale delle ACI. Il Living Lab continuerà e continuerà arricchendosi, quindi ripeto, con il laboratorio della 4.0, quindi agricoltura 4.0 della West Trade, che è una società italo-maltese, tra l'altro abbiamo conosciuto durante un altro progetto, ha realizzato un algoritmo di intelligenza artificiale da utilizzare nell'agricoltura e ci sta donando proprio tutto quello che sono le attrezzature e questo know-how per farlo conoscere al territorio. Inoltre prossimamente apriremo un laboratorio di progettazione ingegneristica, tecnica, proprio per realizzare dei progetti che poi finanzieremo nell'ambito o delle risorse del GAL oppure con la ricerca di altre risorse. Quindi non chiudiamo, l'obiettivo è quello di creare impresa, di continuare a presentare altri progetti e l'invito è quello invece di la cittadinanza, a tutti, di partecipare al Living Lab, cioè di andarlo quantomeno a visitare, capire di che cosa stiamo parlando, utilizzarlo perché è a servizio di tutti. Tante, dicevamo, le iniziative in programma che chiudono il ciclo di eventi del progetto, come l'inaugurazione delle botteghe delle arti e cultura in Piazza Marconi, così riqualificata e restituita alla città secondo antica e peculiare vocazione. Poco distante, nel vicino parcheggio San Giuseppe, nei pressi della stessa Piazza Marconi, il murales in fase di realizzazione da parte dello street artist Vincenzo Suscetta, che renderà così simbolo di identità e bellezza una parete prima nota solo per anonimo cemento armato. L'artista Vincenzo Suscetta ha fatto con noi, assieme allo studio Analogic e alla cooperativa Badia di Lentini, un'opera che tende a studiare la geometria ma anche il figurativo. Il soggetto è il mito di Acia e Galatea, dove abbiamo il momento in cui i due amanti si abbracciano e quindi c'è questa fusione verticale che potete vedere poi dalle immagini, in cui i due soggetti protagonisti del mito tanto importante nel mondo del Mediterraneo antico, della Grecia e della Magna Grecia, in cui i due si abbracciano e vedrete poi a sinistra dell'opera un occhio che ovviamente sta ad indicare il mito di Polifemo. Procediamo a inaugurare oggi una serie di interventi di riqualificazione all'interno del territorio. Ci troviamo qui davanti a questo murales che rappresenta l'unione tra il divino e i cittadini di Acireale. Abbiamo inaugurato anche delle botteghe nella Piazza Marconi che rappresentano
rappresentano un intervento che mira a riqualificare delle zone che rappresentano delle grandi potenzialità per il nostro territorio e ci auguriamo che questa procedura iniziata prosegua anche nel futuro. Subito dopo un primo convegno nei nuovi laboratori del Liquid Lab che ha dato conto del valore del progetto in termini di sviluppo e prospettive grazie alla presenza di qualificati esperti del mondo accademico e culturale, mentre una seconda sessione pomeridiana a partire dalle 15 entrerà nel merito delle molteplici iniziative svolte in virtù del progetto grazie alla testimonianza dei protagonisti operativi e dei partner coinvolti. Siamo qui appunto per testimoniare la laboriosità del GAL Terre di Aci, qui proprio ad Acireale, dove il GAL ha effettuato un intervento di riqualificazione urbana, mettendo assieme elementi di architettura urbana, di arredo urbano, con elementi della tradizione, della cultura e dei prodotti tipici del territorio. Oggi qui è presente l'assessorato regionale all'agricoltura per dimostrare che i GAL, se istruiti e condotti bene da un assessore quale Luca San Martino, riescono a portare a casa dei risultati importanti. Oggi ne è una testimonianza, ma ci prefiggiamo tanti e tanti altri obiettivi. A testimoniare la ricchezza dell'iniziativa, le tante attività alternatesi, grazie anche alle proficue partnership in seno al progetto, come in occasione dei corsi dedicati all'autoimprenditorialità e cooperazione, sostenuti con la collaborazione progettuale del GAL Terre di Aci e promossi da Conf Cooperative Sicilia e CNA Catania. Adesso ci fermiamo, ancora una pausa pubblicitaria, nella terza parte lo sport. Scarica la nuova app di Radio Etna Espresso. Vai su Apple Store o su Play Store e digita Radio Etna Espresso. Potrai seguire in diretta la radio o Etna Channel TV, scegliendo attraverso canali. Portaci con te in tutto il mondo. Siamo online 24 ore su 24. Con noi la differenza si vede e si sente. Control Tech, professionisti al servizio delle professioni. Informatica e grafica in un solo posto. Assistenza PC e stampanti, riparazione e vendita accessori informatici. Risme di carta, cartucce e toner originali ed ecocompatibili a prezzi imbattibili. Da Control Tech è possibile spendere il bonus carta docente approfittando di una consulenza tecnica gratuita. Control Tech, elaborazione grafiche, loghi e stampe di ogni tipo e su qualsiasi supporto. Bigliettini da visita, vendita gadget, abbigliamento da lavoro e scolastico personalizzati, inviti e partecipazioni, timbri, premiazioni sportive, insegne ed espositori. Control Tech è ad Aci Sant'Antonio in via Vittorio Emanuele 35. Servizio a domicilio. Hashtag i migliori scelgono i migliori. Centro Analisi Murabito. Dal 1975 un concreto esempio di professionalità sulla diagnostica da laboratorio. Personale qualificato, strumentazioni mediche di ultimissima generazione. È dotato, unica struttura in Sicilia, del FADI ATM 250, il gold standard per le ricerche di allergie o malattie autoimmuni. Aperto alle 6:30 del mattino, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Gli esami vengono processati in sede, eliminando il rischio di contaminazioni dei campioni. Centro Analisi Murabito, via Kennedy 56 Q2 a Cireale. Da Garozzo SRL, rivenditore Renault e Dacia, sappiamo come consigliarti. Ti offriamo le migliori promozioni del momento e una gamma di modelli all'insegna dell'innovazione, del piacere della guida e dell'efficienza dei consumi. Se hai scelto Renault o Dacia, il rivenditore autorizzato è Garozzo SRL. Assistenza tecnica con personale qualificato. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia, ad Acireale, in via Loreto Balatelle 144. Per info 095 765 51805. Autoriparatori di fiducia da sempre. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando.
La pagina dello sport, parliamo di calcio, riflettori sul campionato di Serie D e in particolar modo su Acireale Akragas. Per l'Acireale una gara che è stata in rimonta grazie all'ingresso anche di Capitan Savanarola. L'Acireale ha un principe azzurro di nome Peppe Savanarola. Il capitano entra, sveglia la squadra e la trascina a tirarsi fuori da una disfatta che rischiava di prendere dimensioni epiche. La serata, cominciata con l'appello contro la violenza sulle donne e con il ricordo di Sebastiano Gambino, Bastiano Gnegnè, vede un Acireale partire bene con Montaperto che scalda subito le mani di Sorrentino. Come troppo spesso accade però all'Acireale di questa stagione, la prima vera occasione passano gli avversari. Un Galletta in giornata decisamente no lascia un buco in retroguardia in cui si infila Luca Di Mauro. Tocco l'MLM sull'uscita di Zizzania e Akragas in vantaggio. È come il fuso della bella addormentata che manda l'Acireale in coma. La squadra granata sparisce dal campo, il gigante fa quello che vuole e per più di 10 minuti schiaccia un Acireale incapace di reagire nella propria metà campo. La conseguenza naturale è il gol del 2-0 con Rechichi che fa girare la testa a Vaccaro e mette in mezzo, dove tra una selva di gambe compare Leuca che fa 0-2. La notte è fonda ma non è ancora finita perché il direttore di gara, il non memorabile signor Vallati di Crema, giudica da rosso l'intervento di Vaccaro, un altro in giornata no, e lascia l'Acireale sotto 0-2 in 10 uomini e con una montagna da scalare. Montagna che si fa ancora più alta in avvio di ripresa perché Di Mauro si guadagna un corner e dall'angolo ancora un'amnesia di Galletta permette all'Evoca di colpire a botta sicura. Palo, palla che balla sulla linea dove arriva Perez che deve solo spingere. 0-3 con l'uomo in meno e partita praticamente finita. È a questo punto che Mister Marra si gioca la carta Savanarola. Il capitano in versione principe azzurro sveglia la squadra non con un bacio ma con la sua skill più forte che si chiama senso di appartenenza e trascina gli over più rappresentativi a partire da Maltese che al 19° su corner trova l'inzuccata giusta per il gol della bandiera. Sulla rete del difensore succede di tutto, Savanarola e chi se no si fionda in rete per recuperare la palla, viene spinto, ne nasce un parapiglia di cui paga le conseguenze il portiere ospite Sorrentino, rosso anche per lui e parità numerica ristabilita. Entra il secondo portiere Busa al posto di Mannina tra le fila bianca-azzurre ma l'inerzia della gara a questo punto cambia e si accende anche Cicirello, uno dei pochi a dire il vero che non si era mai spento e che trova dai 30 metri una straffilata che fulmina Busa. L'Acireale ora ci crede, Cicirello entra in area e viene toccato da un difensore. L'arbitro fischia il rigore, sul dischetto va Savanarola che la piazza forte e centrale quanto basta per impedire a Busa di arrivarci. Sul 3-3 granata avrebbero anche la possibilità di chiuderla. Galletta, rivitalizzato anche lui dall'ingresso di Savanarola, mette in mezzo un traversone su cui Busa si impappina ma nessuno dei granata è reattivo abbastanza da approfittare dell'errore. Sull'altro fronte anche l'Akragas potrebbe fare malissimo, per fortuna c'è Zizzania tornato in versione Spider Zizza che blinda il risultato. Risultato che non cambia più nonostante i 7 minuti di recupero. Alla fine non ci sono fischi per i granata, non se li sono meritati ma neanche applausi, in fondo non si erano meritati neanche quelli. E il nervosismo è palpabile a fine gara, soprattutto nelle parole del DS Gatino Chiavaro, che tuona. Forse qualcuno dei ragazzi non ha capito dove è venuto a giocare e se qualcuno non se la sente di indossare questa maglia sa dov'è l'uscita. Il mercato di riparazione è alle porte, chi ha orecchie per capire, capisca. Con il punto l'Acireale guadagna addirittura una lunghezza sulla zona retrocessione dove il Locri perde male 4-1 in casa della San Cataldese e il Portici non va oltre lo 0-0 in casa con il Ragusa. Finisce 0-0 anche il big match di giornata, quello fra Siracusa e Trapani, una partita brutta che delude le aspettative. Pari anche per il Licata, 1-1 in casa contro il Sant'Agata, ne approfitta invece il Real Casalnuovo che sbanca 2-1 Reggio Calabria e si arrampica a quinto posto. Successo del Canicattì in casa dell'Igea Virtus per 2-1, altro 3-3, quello fra San Luca e Castrovillari che si dividono un punto che serve poco a entrambe. E domani avremo modo di vedere tutti i gol della Serie D. Intanto parliamo invece dei campionati di promozione e di eccellenza. Nissa in fuga nel girone A di eccellenza. In promozione invece c'è un grande protagonista, il Real Laci. Come era successo anche in casa del Fulgatore, bastano pochi minuti alla Nissa per risolvere la pratica Folgore-Castelvetrano e andare in fuga in vetta al girone A di eccellenza.
Succede tutto intorno al quarto d'ora, la sblocca Agudiak di testa per l'1-0, sei minuti dopo raddoppia Esposito con un tap-in vincente da 0 metri. Nissa in fuga perché la Profavara cade clamorosamente in casa contro l'Oratorio Marineo, decide la punizione bomba di Maggio. Profavara che così scivola a meno 6 dalla capolista che domenica vincendo può laurearsi già campione d'inverno con 2 turni d'anticipo. Profavara che vede di nuovo avvicinarsi il Mazara 46 che strapazza i cugini del Mazara nel derby con un secco 4-0. Consolida il quarto posto il Castelbuono grazie al successo per 2-1 a Misilmeri, sale a sorpresa al quinto posto il Castellammare che vince 1-0 in casa dell'Accademia Trapani e scavalca lo Sciacca clamorosamente battuto in casa 2-1 dal Casteldaccia. In coda a buon pari del Fulgatore nell'anticipo di sabato in casa dell'Athletic Club Palermo per 2-2, rotondo 4-0 del Gerace a spese dell'Aspra Bagheria. Vince 2-0 anche la capolista del girone B, il Paternò, che nell'anticipo di sabato liquida la pratica messana con un gol per tempo, vantaggio immediato dei rossazzurri con la volée di Sangaré. Nella ripresa chiude i conti Panarello con un colpo di testa su punizione. Rimane a meno 1 dai rossazzurri Lenna, che spugna 3-1 Milazzo, vantaggio dei padroni di casa con il preciso diagonale di Agolli. La riprendono i giallorossi con l'inzuccata di Cocimano, dimenticato dalla difesa rosso-blu. A un quarto d'ora dalla fine l'incornata di Arken su cross di Urso porta avanti Lenna, che poi la chiude ancora con Arken e ancora su cross di Urso. Si stacca invece il Modica, ancora sotto shock per la sconfitta di Paternò. I rosso-blu non vanno oltre l'1-1 interno col Real Siracusa. Il Gela salvaguarda il quarto posto strappando l'1-1 in casa della Leonzio. Bianconeri così raggiunti al quinto posto dal Mazzarrone che supera 1-0 la Nebros. In coda vittorie preziose dell'Acque Dolcese 3-2 sulla Ionica e della Leonfortese 2-1 al Santa Croce. Pari senza reti tra Atletico 1994 e Mister Bianco 2011. In promozione girone C acuto del Real Aci che supera 2-0 la Russo Calcio, gara giocata sul neutro di Biancavilla. 1-2 micidiale del Real che decide la partita alla fine del primo tempo, prima con un rigore procurato da Lopez e trasformato da Manca, poi 3 minuti dopo con la stoccata sul secondo palo di Carbonaro. Real che rimane da solo così a inseguire il Nicosia capolista che liquida 3-0 il Caggi. Pari del Belpasso 2-2 in casa della Valdinisi. Negli altri due derby etnei in programma ieri, vittoria del Calatabiano per 2-1 in casa della Cicatena e vittoria per 2-0 della C Sant'Antonio a spese della C Galatea, decidono l'Eurogol di Aleo e il rigore procurato da Leotta e trasformato da Maraffino. Nel girone D finisce pari lo scontro al vertice tra Avola e Vittoria. Alla rete del primo tempo dei padroni di casa con la bordata di Ramella risponde a 10 minuti dal 90esimo la girata di Sferrazza. Posizioni invariate in vetta quindi con il Vizzini che travolge 5-0 lo Scicli e sale al terzo posto scavalcando il Frigintini. Si avvicina a playoff il Palazzolo grazie al 4-1 rifilato alla Pro Ragusa, in coda disfatta del Villaggio Sant'Agata strapazzato 6-1 a Priolo, rinviato per maltempo il derby salvezza tra Mister Bianco e Mascalucia San Pio. Maltempo protagonista in prima categoria con ben 2 gare rinviate causa il forte vento. Si tratta di Lingua Glossa Real Itala e Riposto Virtus Etna. In vetta al girone D resta da solo il Giarre grazie al successo ottenuto a spese del Casalvecchio 3-1 e alla sconfitta interna del Santa Venerina 2-1 col Giardini. Per quanto riguarda invece il girone E, il Noto travolge 7-1, il San Pietro resta primo da solo, inseguito ora dalla Gimnica Scordia che vince 4-0 in casa del San Gregorio e sorpassa il Palagonia che frena in casa del Real Belvedere solo 1-1. Vanno a Tremestirese, Campanarazzu e Motta i derby contro Atletico Catania, Gravina e Leo Soccer. In seconda categoria, avvicendamento in vetta al girone D, dove la gira cade 3-1 in casa della Nike 2000 e viene scavalcato dalla stessa Nike, dal Francavilla, vittorioso 4-3 a Fiumefreddo, e dal Troina, 5-0 in casa dell'Atletico Pagliara. Nel girone E vincono il Calat 3-0 sulla Filbordon e San Conitana 2-1 in casa della Pinetina Rosolini. Mantengono così le 6 lunghezze di distacco. In terza categoria, nel girone A, il Militello batte 2-0 la Catane e rimane da solo in vetta, inseguito ad un punto dal San Leone che vince 4-0 in casa del Nesima 2000. Frena invece il Pedara Soccer, solo 0-0 a Piano Tavola. Nel girone B,
Resta da sola a punteggio pieno l'Estrela San Leone che vince 2-0 in casa della New Team. Vittorie a suon di gol di Città di Riposto 5-1 alla Puntese e del Real Torre 5-3 al Nebrodi. Disfatta della Junior Acireale sconfitta 7-1 a Pedara. Uno sguardo per gli altri sport lo daremo nella edizione di Reporter di domani. Adesso invece andiamo a chiudere e lo facciamo con le previsioni meteo. Cielo molto nuvoloso con deboli piogge, previsto poi dal pomeriggio un rasserenamento. Temperature oscillanti tra 18 e 11 gradi, ventitesi, mare mosso. È tutto per questa edizione del nostro TG, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata.